E bello a tutti ragazzi, sono Resux e oggi vi voglio mostrare una guida molto particolare, ovvero sempre riguardo Epic Games Fortnite, ma anche altri giochi di Epic Games, vi voglio far vedere come modificare il vostro nome su PlayStation 4 o Xbox One. Non so se questo procedimento andrà a buon fine perché io ho scollegato l'account. E se ha un buon esito, scrivetelo nei commenti, così in modo tale che altre persone che leggeranno i commenti sappiano più o meno se questo metodo funzioni oppure no. Innanzitutto dobbiamo recarci nel sito ufficiale Epic Games, in questa schermata qui, e cliccare sull'omino che abbiamo qui sotto forma di accedi. Clicchiamo e ci aprirà la schermata del login. Qui metteremo i nostri dati. Appena fatto accedi, ci riporterà nella schermata iniziale dove vedremo il nostro ID della PlayStation e sotto ci comparirà questa schermata qui, questa finestrella con scritto account ed esci. Noi clicchiamo su account. Dopodiché ci porterà in questa schermata dove vedremo info personali, pagamenti, cronologia, tutto ciò che abbiamo visto nel video precedentemente, in quello dove spiegavo come modificare il vostro nome Epic Games del PC. Praticamente sarebbe la stessa cosa. Noi andiamo a modificare il nostro ID qui, dove è scritto il nostro ID della Play, e mettere un ID, un user che vorremmo trovare in game. Io adesso metterò un nome a caso. Appena abbiamo scelto il nostro nome, andiamo sotto e clicchiamo salva modifiche. Adesso in questo punto dovremmo andare a confermare digitando nuovamente il nostro nome che abbiamo scelto sopra, come per confermare, e clicchiamo conferma. Adesso il nostro ID di gioco sarà ufficialmente questo qui che vediamo nella schermata. Alcuni youtuber tendono a portarvi su account collegati. Qui in questa schermata alcuni dicono di scollegare il vostro account PlayStation Network. Io ve lo sconsiglio ragazzi, perché facendo questo procedimento voi perderete tutti i dati di gioco, tutte le partite che avete fatto e anche gli acquisti che avete fatto nello shop di Fortnite. Io spero che con questo procedimento voi riuscite a cambiare il vostro ID nella PlayStation. Se non funziona, scrivetelo nei commenti. Io perché non posso verificarlo, perché ho scollegato l'account, perché devo collegarlo con quello del PC. Voi scrivetelo comunque nei commenti. Spero che il video vi sia di aiuto. Se è così, lasciate like e noi ci vediamo al prossimo video. Bella. It's yours, it's yours.